Ancora collegati con il Modà per riprendere pausa caffè insieme a Floriana Greco e alle sue allieve Mary e Martina. Floriana Greco è un'insegnante di ballo e coreografa, titolare della scuola di ballo Il Nuovo Lago dei Cigni, che si trova a Pachino in via Lincoln 172. Ci eravamo lasciati prima con una domanda, però prima di ascoltare la risposta della nostra Mary, sappiamo che il caffè è stato di vostro gradimento, eh? Avete bevuto tranquillamente? Sì. Naturalmente Martina no, quindi possono stare tranquilli i genitori che stanno seguendo a casa. Mary, quanti caffè al giorno? A volte anche zero. A volte zero. Ma perché pensi che possa influire negativamente sulle tue performance? Dillo vicino al microfono. Sì. Ha paura per gli zuccheri. Ah, si può prendere anche a mano, no? Però è divertente, sicuramente sarà divertente assistere ad una vostra lezione, no? Sì, sì, sì. Invitiamo. Beh, senz'altro, verrò. Senti, la danza classica ha influenza sulla salute secondo te? Allora, io parlo della mia esperienza. Su di me ho avuto dei risultati positivi sia a livello fisico che a livello emotivo. Per quanto riguarda il livello fisico, dei miglioramenti anche a livello posturale, perché essendo mamma di un bambino di 5 anni, l'ho lottato fino al terzo anno di età. E quindi, nonostante consigli da persone esperte su come gestire l'allattamento, non ho avuto la costanza di mantenerli. E quindi la mia postura ne ha risentito. Ho avuto tipo spalle curvate, insomma, anche a livello di mal di schiena. E ne ho parlato con la maestra Floriana, e mi ha aiutato a gestire questa cosa con degli esercizi e ho notato notevoli miglioramenti. E infatti io prima andavo da un osteopata, seguivo delle sedute e sono andata ultimamente questo settembre, dopo un anno che non ci andavo più, e mi ha detto: Mary, ma che cosa hai fatto? E mi ha detto: perché? Mi fa: perché sei molto più sciolta a livello muscolare, la tua respirazione è migliorata a livelli proprio alti, e poi ti vedo molto più rilassata, più serena. E mi ha detto che stavo frequentando delle lezioni di danza classica e mi ha detto: allora fai i complimenti alla tua insegnante. Ma hai ricevuto anche tu i complimenti sicuramente da parte di tuo marito, no? Sì, senz'altro. Come si chiama tuo marito? Giorgio. Devi essere fiero e orgoglioso veramente di avere una moglie così pimpante. Ma lui non fa... No, guardi, lasci perdere. Ballo, potremmo farle fare il porter, no? Ah, ecco, sì. Comunque a livello emotivo la danza classica aiuta molto ad acquistare molto fiducia. Aumenta di molto l'autostima e questo atteggiamento di cui lei parlava poco fa, di superbia da parte delle ballerine di danza classica, in realtà è un modo di porsi davanti agli altri. E infatti io dico sempre: è preferibile guardare le persone negli occhi piuttosto che guardargli le scarpe. Ah, bene, bella questa, brava Mary, molto bella questa citazione. Senti, a proposito di citazioni, io so che tu hai avuto modo, come abbiamo già parlato nella precedente puntata, hai avuto modo di avvicinarti a tanti artisti. Qual è l'artista da seguire come esempio per te? Ma Bella, è un'insegnante strepitosa. Severa sì, ma al punto giusto, puntigliosa lei. Le sue lezioni durante i suoi stage mi sono veramente rimaste nel cuore. Bene, e allora salutiamo e ringraziamo anche Bella. Senti, Floriana, si può scegliere di fare danza contemporanea senza avere mai fatto danza classica? Allora, io vorrei che a questa domanda rispondesse lei, e c'è un motivo. Sì. Sì, si potrebbe fare, ma non è il condizionale che ci preoccupa. Sì, perché non si riuscirà comunque a raggiungere gli stessi obiettivi, anche perché il contemporaneo proviene dalla danza classica e anche comunque la danza classica sta alla base di tutto, quindi come tecnica non si riuscirà mai a raggiungere lo stesso livello. Senti, ma quando vai in discoteca con i tuoi amici, vista la giovane età, Quali sono i balli che preferisci fare? Beh, cioè, ti distingui dagli altri per postura, per impostazione? Come postura credo di sì, però comunque la musica è quella, i balli sono quelli, di certo, cioè non può cambiare chissà quanto. Tutto un altro quanto. Mondo, eh? Sì. Ma quante volte fai ripetere tu un qualcosa che non trovi perfetto? Fino a quando non riuscirà bene.
Anche se è normale che non lascio i ragazzi, cioè maestra non mi riesce l'esercizio, vabbè prova, io ti correggo fino a quando non riesce, stiamo lì su quell'esercizio. Bene, Floriana, la passione è veramente innata in te e questo ti fa onore. Adesso siamo giunti al momento in cui ci dobbiamo salutare. Abbiamo conosciuto queste tre splendide ragazze, però ne approfitto per salutare tutte le altre allieve e anche gli allievi. Infatti sì, se posso, volevo dare, non è proprio una giustificazione, ma a me non spiegare il motivo perché proprio ho scelto Martina e Mary. E Martina perché ho deciso di prendere la ragazza la più grande delle allieve e Mary, dato la sua testimonianza appunto anche dal punto di vista della salute, per questo. Le voglio ringraziare tutte le mie allieve. Non se l'abbiano male. No, assolutamente. Sanno già, ho spiegato tutto, le saluto, le mando un bacio e ci vediamo a scuola di danza. Esatto, ricordiamolo, a Pachino in via Lincoln 172, il nuovo Lago dei Cigni, diretto da Floriana Greco, che è un'insegnante valentissima di ballo e una grande coreografa. Grazie a Mary. Grazie a Martina e grazie anche a questa splendida professionista che si chiama Floriana Greco. Grazie a voi. Grazie a voi amici telespettatori, appuntamento ad una nuova puntata di Pausa Caffè. Arrivederci.